Sono Laura Antichi, buonasera, vi presento Tripline, Your Maps Are Your Stories e ci siamo collegati al sito www.tripline.net. Ora vi faccio vedere come funziona il tutto. Tripline è nell'ambito dei viaggi, itinerari aumentati. Serve per creare percorsi interattivi animati basandosi su Google Maps, per consultare itinerari già esistenti e crearne di nuovi. È augmented, nel senso che nei tracciati dei percorsi si possono inserire commenti, note e immagini a rendere interattiva la mappa. Le mappe possono essere collaborative. Come output per gli studenti che creano, ricordano, ricostruiscono, imparano, immaginano, progettano. L'uso di timeline è particolarmente indicato nell'organizzazione di viaggi di istruzione per ipotizzare un viaggio o raccontarne uno avvenuto, per esplorare vicende storiche e spostamenti di popolazioni, per visualizzare un itinerario percorso da qualcuno, da un personaggio storico o letterario, per realizzare biografie e storie di vita, per evidenziare i luoghi delle culture e dei movimenti culturali nei loro spostamenti, per creare punti di interesse su un argomento di studio. Sono ritornata al sito, potete fare sign up, se l'avete già fatto entrate con sign in, mi sto loggando, sign in e qui nella dashboard vedete tutte le mappe, una che ho creato. Potete creare una nuova mappa, new map. E potete anche cercare mappe esistenti. Può essere utile questo per esplorare viaggi storici e viaggi di altri, come dicevamo. Esempio, cerco Marco Polo e mi viene data una mappa che questa mappa non è particolarmente aumentata perché mi segna soltanto i punti di riferimento, i punti, quindi le tappe del viaggio di Marco Polo. Quindi ne scegliamo un'altra, vediamo di scegliere un'altra di Marco Polo, più dettagliata. Ecco, questa vedete che è segnato con l'uno e mi dà una maggiore estensione di informazioni. Ne cerchiamo un'altra ancora. Ecco, vedete anche questa mappa è pure essenziale. Ora cerchiamo ad esempio Cristoforo Colombo. Viaggio di Colombo. Ecco, voi vi ritrovate anche qui segnato sulla mappa i vari viaggi. Cerchiamo
ad esempio, di Darwin. E come vedete, questa è una mappa davvero fatta bene, aumentata, nel senso che sono presenti non soltanto i punti del viaggio, gli scali del viaggio, ma anche informazioni aggiuntive e immagini. Immagini con proprio la spiegazione di questi punti. Ok, ora andiamo a creare una nuova mappa. Quindi, come potete vedere, si possono aggiungere immagini, si possono aggiungere dei commenti e delle storie. Allora ho cliccato su New Map e create a new map con un title, metto prova di viaggio. Ok, poi la destinazione mettiamo Budapest. Budapest, Ungheria. Preferisco ora metto la mappa come pubblica, public, e poi clicco su Start from my home location, create new map, my map. Ok, posso mettere la data, mettiamo 1° giugno, potrei mettere anche l'ora, mettiamone uno qualsiasi per il momento. Ok, poi posso save and exit. E come vedete cominciano a comparire sulla linea del tempo di questo viaggio già Brescia, Italia. Da qui posso aggiungere tanto dei commenti con la pennina cliccando, delle note, story, scrivo inizio il nostro viaggio, eccetera. Potrei mettere delle informazioni su Brescia, eccetera. Intanto era per vedere. Poi posso quindi save changes, posso anche aggiungere una foto di Brescia, la posso uploadare dal mio computer oppure da Facebook, da Instagram oppure da Flickr. Con la casella di ricerca posso cercare Brescia. Metto città magari più circostanziato e clicco su search e mi dà una serie di immagini che mi soddisfano fino a un certo punto, però se non mi fossero sufficienti potrei cliccare su load more, ma intanto ne metto una qualsiasi. Faccio upload foto e ho messo la città di Brescia. Ora di nuovo vado a editare la mia mappa e metto Add Places, la località che è meta del viaggio ed è Budapest. Ungheria, ecco, e anche qui farò la stessa operazione. Innanzitutto vado in Save and Exit,
Vedete comparire Budapest. Budapest, per quanto riguarda Budapest, aggiungerò delle note. Le note le aggiungo in story, collo, poi faccio save changes, aggiungo anche una foto con lo stesso procedimento di prima, la cerco in Flickr perché sono public photos only. E quindi cerco Budapest, search, e mi darà adesso da scegliere. Va bene, scelgo una, questa, upload photo, ok, ho messo quindi la descrizione. Ora vado di nuovo in Edit Map e scelgo un altro luogo, un altro, ma prima di scegliere un altro luogo metto anche Budapest, facciamo sempre all'1, ci arriviamo lo stesso giorno, potrei aggiungere l'orario. Adesso vado ad aggiungere un altro place. Scrivo Isola Margherita. Mi restituisce Budapest, Isola Margherita, Ungheria. Isola Margherita, come vedete. Quindi faccio Save ed Exit. Vado in Isola Margherita e scrivo il story, ho copiato questo messaggio da Wikipedia, aggiungo sabato 2 giugno, save changes, ok. E ora aggiungo anche una foto dell'Isola Margherita, sempre da Flickr. Faccio il search. E adesso mi restituirà le foto. Aggiungiamo Budapest. Scelgo questa foto, upload photos. Ok. Quindi mi sta bene, vado in Edit Maps, Map, e aggiungo Other Places e aggiungerò Vienna, Austria, ok, aggiunta quindi Vienna, metterò un 3 giugno, Save ed Exit. Quindi le stesse operazioni, la story, aggiungo la story. Faccio save changes. Vado in foto, in Flickr, e cerco Vienna. Aspetto
Aspetto che mi restituisca le foto disponibili. Non mi piacciono tanto, va bene, scelgo una, potrei, se no, load more, se ne volessi altro, faccio upload foto e così, così vado in edit ancora map e ammetto il ritorno, quindi di nuovo Brescia. Ok, quindi questa è la tappa finale del viaggio. Come vedete, save and exit. Poi in Brescia faccio le stesse operazioni. Posso mettere fine del viaggio. Posso aggiungere, vediamo, il 4 giugno, fine del viaggio, save changes, aggiungo una foto e quindi sempre cerco Brescia. Ricordatevi che potete comunque uploadarle le foto anche. Faccio search e vediamo che cosa mi restituisce. Sono veramente brutte queste. Vabbè, facciamo un load more, vediamo se ce n'è. Ok, me ne dà di migliori. Cerchiamo allora Brescia Castello, search, vediamo se ne dà una, ipotizzando di arrivare al castello di Brescia. Ok, sì, magari queste sono migliori. Comunque con un po' di pazienza si cercano. Upload photos. Ed ecco la fine del viaggio. E così il viaggio è terminato. E vedete che posso chiedere a qualcuno di collaborare con me attraverso il più. Posso aggiungere quindi lo username o la mail. E poi posso, la mappa la posso condividere, la posso copiare, la posso stampare e fare il download in HTML. Ecco, questa è la fine del viaggio. E come vedete, è un viaggio qui aumentato perché ho aggiunto immagini e commenti, testi di commento. E per finire, ecco, il risultato è davvero soddisfacente perché vedete che tutte le tappe sono perfettamente ricche con le immagini che abbiamo messo e la descrizione delle località. Buonasera.